Allora, buongiorno e auguri di buona Befana da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega, in direzione Monte Molinatico, attivazione sota. Allora, ok, da 1200 dello chalet del Molinatico si arriva al crinale, siamo intorno ai 1300, poco meno, e si apre la zona 5, un po' di nebbia in zona 5, nubi basse. Sul fondo valle lì dovremmo avere il Magra, abbiamo il Magra e Pontremoli, e là su quell'orizzonte di nubi la costa ligure al confine con la Francia e il Mar Ligure. Bene, questa è la vetta del Monte Molinatico. Un saluto dovuto e doveroso a Italia Kilo 4, Charlie Oscar Eco, che se mai dovessero scrivere un libro su di lui, il titolo dovrebbe essere La radio e di quando i bolscevichi abbeverarono i cavalli in piazza San Pietro. 73. Luigi, peccato che siamo contro il sole, ma lo spettacolo delle Alpi Apuane, là sotto quel mare di nuvole c'è un mare d'acqua, il Mar Ligure, ma strano, pensavo proprio ci fosse molta più foschia in quota. E l'inversione termica, Borgotaro 0 gradi, Basilica, Chalet del Molinatico più 6, e qua sicuramente siamo a 0 gradi perché abbiamo il ghiaccio. Niente, adesso poche balle, facciamo stazione. Ovviamente qui sul Molinatico vedete bene tutto il bordello di roba che c'è, non posso fare stazione proprio in vetta e mi devo abbassare di una ventina di metri. Peccato, perché è improponibile con qualsiasi apparato, non concludi niente. Addirittura quando la prima volta con l'MFJ, l'analizzatore d'antenna, senza aver toccato niente, non era acceso, solo collegata all'antenna, gli aghi, gli indicatori si muovevano. Fate voi. E di solito mi metto lì dove c'è quel cartello di vieto di caccia. Mi metto appena di dietro, lì dietro. Adesso meno di 50 metri. Allora, setup di oggi. Tanto per cambiare, antenna di polo. Cavo coassiale, tiriamo fuori il dipolo, bibanda 40 e 20 metri, selezione con un piccolo interruttore. Ok, qui abbiamo i cavi. La penna, vediamo di perderla. Allora, il palo di sostegno, visto che in tanti me lo chiedono, ormai lo dico nel video, è il palo della DXWire, quello corto da 60 cm chiuso, palo da 10 metri, io ne uso i primi 5, che sono quelli che mi servono. La struttura è più rigida e regge meglio i carichi dell'antenna. Gli ultimi 5 non mi ricordo se li ho regalati o ce li ho da qualche parte, secondo me li ho regalati. Allora, quasi dritto, ma eccolo lì. Ah, questo è il fissaggio, che è comodissimo. Cavo. Allora, i cavi coassiali si arrotolano a modo
bisogna rispettarli i cavi coassiali. Bisognerebbe farlo anche con i cavi elettrici, ma insomma, i bracci dell'antenna sono 10 metri, anche se li avvolgo stile massaia, direi che non succede proprio niente. Finisci? Siku Sota, Siku Sota, Siku Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Siku Sota. Golf Mexico 7, November Juliet India, 5-9 QSL. Ontario Napoli 7 più di Milano, Ontario Napoli 7 più di Milano. Roger Delta Lima 2, Hotel Whiskey India, QSL. Oh, buongiorno, guarda, è un grandissimo piacere. Farsi gli auguri di buon anno, Italia Zulu 5, Juliet Lima Foxtrot, a te il cambio. Ok, ciao Alessandro, anche io con cuore, anche a loro, con il quale sto rimettendo a posto tutto qua dentro, ho tutta l'aria, ho attaccato un attimo per tempo il corrente, lo sport diciamo. Buona giornata, un buon felice 2023 Alessandro, ciao. Ciao 73 Claudio, è stato veramente un piacere, ciao, buon anno in particolar modo, ciao. United Whiskey 8, Sierra Mike, QSL. Allora Italia, Kilo 2, Giulia Tango Sierra, QSL. Roger, Italia Kilo 2, India Lima Hotel, 5-9 QSL. Alfa 2, Charlie Eco. Alfa 5, Florida Papa Lima. Sugar Weather 9, Mike Delta Florida. Poi Italia, Giulia Charlie, Italia, Zelanda 0, Italia, Japan, Canada. Tampa 1, November Delta Delta. Italia Whiskey 0,
Hotel Lima Eco. Eco Alpha Sterling Kilo November. Eco, Delta Lima 8, Delta X-ray Lima. Sugar Mike 5, Lima November Eco. Italia 34, Hotel 2 Alpha. Eco Alpha 2, Eco Victor Mike. Eco Alpha 2, Eco Victor Mike. Eco Alpha 3, Eco Victor Lima. Sugar Queen 5, Juliet Papa. Roger, Roger, this is Sierra Queen 9, Mike Delta November. Eco Alpha 5, Juliet November. Sierra Alpha 4, Bravo Lima Mike. Sierra Victor 2, Sierra Oscar Quebec. Sierra Victor 2, Sierra Oscar Quebec. Dunque, concluso la giornata, tutti si lamentano che, molti, non tutti, molti, si lamentano che lo CEDU, l'X6100, scalda, ma io sinceramente, in trasmissione bene o male più di un'ora, la temperatura sarà intorno ai 15 gradi al sole, non mi sembra più caldo di quello che può essere l'FT817, sinceramente, non ho un termometro, ma così a tatto, direi proprio che è a posto. Ah, una cosa importante, io quando lo uso, non lo uso mai in modalità carica batterie, cioè non faccio caricare la batteria mentre opero, utilizzo la batteria esterna, finita quella, amen. Vabbè, veramente una bella giornata piacevole, con una temperatura gradevolissima, e dal punto di vista radio lo CEGU si comporta ottimamente, è un po' più delicato, ecco, l'FT817 o l'Helecraft, accendi, vai, boh, finita lì. Insomma, ci vogliono pochissime accortezze. Non nego che ci sia stato qualche esemplare sfortunato, ma veramente pochi, ma come tutte le cose. E all'accensione, attendere la comparsa del logo prima di rilasciare il bottone, lo spegnimento lo stesso non è immediato, da tenere premuto il tasto per un paio di secondi. Come suono mi piace molto di più dell'FT817, la comodità dello spettro di banda a colpo d'occhio per vedere un po' dov'è lo spazio, la fetta di frequenza migliore, a me piace, ha tutti i suoi difetti e i suoi pregi, però è un bel apparato. Ah, spoiler, prossimamente, non so quando, faccio la recensione di un giocattolino, no, è più piccolo di un pacchetto di sigarette, se non ricordo male fa solo la banda dei 20, dei 15, dei 20 e dei 40 metri, o dei 20, 15, 10, non ricordo, ma è veramente microscopico, ovviamente fonia, perché io il CW non so neanche dove sta di casa. Quindi 73 da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è quasi che mi frega, con gli auguri di buona Befana e buon anno. Ciao.